Benvenuti a questo nuovo appuntamento di economia prima e dopo con Alberto Di Martino e Giuseppe Fischetti, esperti di analisi e strategie aziendali. Affronteremo un nuovo argomento legato all'attuale sistema economico e alle strategie imprenditoriali da adottare. In questa puntata si parlerà del report integrato, ovvero del documento non finanziario. Buongiorno e ben ritrovati a questa nuova edizione di Economia prima e dopo di giovedì 2 aprile. Nella puntata di martedì abbiamo affrontato un argomento che era legato al rischio d'impresa e grazie alla disponibilità di chi è venuto in trasmissione come nostro ospite abbiamo visto come il rischio è inteso e soprattutto come viene strategicamente utilizzato all'interno di un sistema giuridico di natura diversa. Eravamo in presenza di due persone che operano nel pubblico, una e nel privato l'altra. Ma soprattutto la cosa importante è come il rischio viene valutato all'interno di ognuna di esse in quanto ritenuto fondamentale perché in grado di minare quello che è il reddito di impresa. Nella puntata di oggi parleremo di come, sempre in linea con quali sono gli elementi necessari alla costruzione del reddito d'impresa, di come oggi può essere utilizzato uno strumento ritenuto forse da molti inutile o perlomeno poco adatto alla costruzione del reddito. Uno strumento che si chiama report integrato. Per capirne appieno le sue funzioni e quanto esso sia importante, lo faremo in compagnia non solo dei nostri ospiti che andrò a presentarvi tra poco, ma grazie anche alla collaborazione del mio grande amico, nonché aiuto, che è Alberto Di Martino, che saluto. Ci sei, Alberto? Sì, sono qui. Ciao a te, buongiorno, benvenuti agli ospiti. Perfetto. E vi dicevo anche, grazie all'aiuto fornito dai nostri ospiti, che vi presento e sono il dottor Enrico Ribè, CFO per la società Umana People to People Italia. Umana People to People Italia è un'organizzazione presente in tutto il mondo e compone il suo reddito principalmente attraverso la raccolta degli abiti usati, ma non voglio aggiungere null'altro perché poi sarà lo stesso dottor Ribè a dirci qualcosa in più sulla sua società, sulla sua azienda. E con l'altro ospite che è il consigliere regionale della Puglia, Domenico Damascelli, consigliere per il gruppo Forza Italia, nonché vicepresidente della quarta commissione sviluppo e componente della commissione ambiente, assetto e utilizzazione del territorio. Scoprirete tra poco perché abbiamo scelto l'aiuto di questi nostri due ospiti, ma andiamo con ordine. E partiamo dall'anno 2016, anno in cui entra in vigore il decreto legge numero 254. Il decreto legge non fa altro che recepire una normativa europea, e precisamente la 95 del 2014, che sancisce l'obbligo a far data dal 1 gennaio 2017 per le grandi aziende e le cosiddette per gli enti di interesse pubblico di comunicare ai propri interlocutori, quelli che in gergo tecnico sono conosciuti come stakeholder, informazioni e dati di natura extra finanziaria. Una condizione di questo tipo potrebbe spiazzare chiunque perché rappresenterebbe una grossa novità, ma nel mondo borsistico il report integrato, perché di questo che parliamo, è questo il documento a cui fa riferimento il decreto legge numero 250, non è un complementare, anzi è un elemento importante per le aziende quotate in borsa. Perché? Perché tale documento è ritenuto fondamentale per coloro che devono investire, cioè per coloro che rappresentano gli azionisti della società, in quanto è sulla lettura di questo documento e su ciò che l'azienda scrive che loro sono in grado di individuare se ci sono quegli elementi caratterizzanti che possano portare lo stesso soggetto a investire o meno sulla società. Praticamente loro dicono: non mi interessa ciò che hai fatto,
attraverso il tuo bilancio, ma mi interessa prioritariamente ciò che farai. Quindi cadiamo in un ambito strettamente fiduciario. Ora, questo elemento che è presente all'interno del mondo borsistico, l'intero sistema europeo scopre essere diventato anche elemento di connotazione dell'economia in atto, cioè praticamente ci allontaniamo sempre di più da quello che è una dimensione valoriale dell'azienda attraverso un bilancio di natura numerica, quindi finanziaria, per avere maggiori notizie che purtroppo non sono mai abbastanza sufficienti e ne emergono da un tradizionale bilancio di natura numerica. Attenzione, non sto dicendo che i bilanci non sono importanti, ma in nuovo contesto economico c'è bisogno di una maggiore conoscenza dell'azienda, dell'impresa, cioè c'è bisogno di conoscere l'impresa in un modo più profondo. E capire come la stessa si pone di fronte a temi di natura ambientale, a temi di natura sociale, a temi che sono legati alla lotta alla corruzione attiva e passiva. E qui vengo a formulare la prima domanda che è rivolta al dottor Ribè. Il dottor Ribè è all'interno, come dicevo, di Humana People to People Italia, il CFO, quello che è più conosciuto come direttore finanziario. La domanda è, direttore, come Humana People to People è giunta alla realizzazione di un report integrato? Perché nell'intero panorama voi siete un'azienda che lo utilizza. Buongiorno a tutti, buongiorno agli spettatori che ascoltano questo tema, molto importante, da parte nostra perché l'abbiamo sempre ritenuto tale. Già da molti anni facevamo inizialmente un report annuale dove, venivano, raggruppate, diverse informazioni per rendere pubbliche e comunicarli con i nostri stakeholder. Ma ritenevamo che non era sufficiente come strumento. Siccome era nato questo strumento del bilancio di sostenibilità, o cosiddetto anche report integrato, abbiamo pensato di investire tempo, denaro per riuscire a comunicare tutte quelle informazioni che altri strumenti giuridici, come ad esempio il bilancio di esercizio, compreso anche i documenti di cui ne fa parte, quindi anche la nota integrativa o la relazione sulla gestione, ci siamo resi conto che non era sufficiente per comunicare un'informazione generale su quella che era l'impatto ambientale della nostra azienda in Italia e nel mondo e l'impatto sociale e la ricchezza sociale che generava il nostro ente. Quindi questo strumento è diventato per noi nevralgico. Ovviamente non è un documento che si può definire economico e a basso impatto in termini lavorativi, quindi anche di ore lavorate da moltissimi appartenenti al team di Humana. È impegnativo, però a sua volta riesce a dare una risposta a tanti quesiti che gli stakeholders non riuscirebbero a trovare in altri documenti, ma neanche di comunicazione internet, proprio perché sono elementi, informazioni studiate e raccolte, agglomerate con l'ausilio di consulenti. Noi abbiamo per esempio come consulente l'Università La Cattolica di Milano, che riesce a esprimere in termini semplici dei fattori complessi, sia in ambito economico, perché ovviamente il bilancio di sostenibilità parte alla sua origine dai dati di bilancio civilistico. Da questi i dati vengono riclassificati e vengono esposti in maniera che chiunque possa comprendere in modo agevole le informazioni sia di carattere economico, finanziario, ambientale e sociale.
Perfetto, perfetto. Grazie dottor Ribè per questa sua puntualizzazione che ci aiuta già a capire quali sono gli elementi un po' caratterizzanti di questo documento che voglio sottolineare agli occhi di chi non è molto presente su strumenti di questo tipo, rischia di ritenerlo più un accessorio che non un elemento fondamentale per distinguersi e oggi per creare quella giusta competizione che potrebbe portare senz'altro le aziende, anche potrebbe, le porta senz'altro fuori più da schemi di natura prettamente economica numerica, mi spiego meglio, spesso la competitività alle aziende, quelle che non spendono tantissimo in termini di strategia aziendale, di fronte alle situazioni più complesse, non fanno altro che agire su quella leva che possono utilizzare tutti quanti, che è la leva prezzo, nella speranza di essere più accattivanti, più interessanti, perché hanno il prezzo più basso del diretto concorrente. Sappiamo benissimo quali sono le conseguenze di una mentalità di questo tipo, che è quella di portare ad una qualità del prodotto molto più bassa, perché dai e dai, e se non ci stai nei costi, alla fine diventa difficile poi continuare a produrre con gli standard qualitativi che si pongono all'inizio. L'utilizzo dello strumento del report integrato ha una di queste funzioni, aiuta a creare una distinzione, ma soprattutto ha tanti altri pregi che alla fine senz'altro poi vengono fuori e aiutano le aziende, quelle ben strutturate, quelle che io oso definire negli incontri che facciamo, le brave aziende trovano una strategia anche all'interno con l'utilizzo di questi strumenti. So che abbiamo anche, è arrivato, ci ha raggiunto il dottor Damascelli, eccolo qui, è collegato con noi. Dicevamo che la presenza del dottor Damascelli all'interno di questa trasmissione ha un ruolo davvero, non dico singolare, ma fondamentale. E lascio spiegare a lui poi il perché in tutto questo, perché mi sembra giusto che sia lui a raccontarcelo. Grazie, buongiorno, grazie per questo invito alla vostra trasmissione. È molto, ma molto, insomma, per me è importante perché la Puglia è stata la prima regione d'Italia a dotarsi di una legge per la valorizzazione del capitale umano ed io ne sono stato il promotore. È stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale il 16 luglio 2019. E adesso è già operativa. E pertanto sento di ringraziare anche tutti coloro che hanno collaborato, insomma, alla stesura e alla definitiva approvazione, quindi oltre che i miei colleghi e i rappresentanti del governo regionale che hanno dato spazio comunque ad un consigliere di opposizione, ma anche alla struttura dell'assessorato, alla dottoressa Berlinghero, alla dottoressa Claudio, che hanno già prontamente recepito gli indirizzi di questa legge e l'hanno inserita già nei bandi regionali. La trovate già sul BURTU, Bollettino Ufficiale Regione Puglia numero 20, così come Puglia Sviluppo, che come è noto è l'agenzia che per conto della Regione Puglia distribuisce fondi europei alle attività economiche pugliesi, sta utilizzando, ecco, questo sistema, questi indicatori per cercare di rendere più competitive le aziende. Sappiamo che, ecco, la forza dell'economia è il valore di chi lavora. Sono importanti le macchine, sono importanti le attrezzature, ma le persone fanno la differenza. E allora lo spirito della legge qual è? E di questo ringrazio anche il dottor Fischetti, perché anche con lui abbiamo avuto un confronto serrato e una particolare ispirazione nel condividere questo progetto e quindi questa iniziativa legislativa. La legge prevede di incentivare tutte quelle aziende che riusciranno a dimostrare di aver valorizzato il capitale umano. E come? Perché poi ci vogliono gli strumenti per poterlo fare. E quindi attraverso un report integrato che rappresenta una serie di indicatori che l'azienda potrà indicare. In questo caso, il suo punteggio finale, nel caso in cui dovesse partecipare a bandi pubblici regionali per ottenere dei finanziamenti pubblici, come
spiegavo prima, quindi da parte sia dell'assessorato regionale dello sviluppo economico che sia da parte dell'agenzia Puglia Sviluppo, della società Puglia Sviluppo, oppure in caso di assegnazione di commesse pubbliche, tutte quelle aziende che dimostreranno attraverso la compilazione del report integrato, quindi una relazione da cui si evince che c'è stata un'attività di valorizzazione del capitale umano e quindi quei beni intangibili ma che vanno misurati, avranno dei punteggi in più nella graduatoria finale, sia dei bandi pubblici per le commesse, sia dei bandi pubblici per l'ottenimento di finanziamenti. Questo serve appunto a stimolare le imprese ad essere al passo non con i tempi, ad essere più competitive, perché un'impresa è più competitiva, più estrema, più genera occupazione, ed è questo appunto lo spirito principale della nostra proposta di legge. Noi oggi politici siamo ogni giorno giustamente direi fermati da cittadini che ci chiedono di poter lavorare. E la prima cosa lo dice anche la Costituzione, la nostra Repubblica fondata sul lavoro. Quindi l'argomento principale di chi oggi governa le istituzioni, si candida a farlo, deve essere quello di creare le condizioni per generare lavoro e occupazione. Come? Attraverso l'incentivo alle aziende. Aziende virtuose, aziende che anche da un punto di vista etico riescono a sviluppare dei processi produttivi che valorizzano i propri dipendenti e quindi valorizzano tutto il know-how aziendale. Così un'azienda è più forte ed è più competitiva. Devo dirvi che è stata una bella esperienza, perché presentata così all'improvviso, per la prima volta, che prima non c'erano altri esempi, da un consigliere, ha messo un po' in curiosità sia i rappresentanti del governo pugliese e sia anche la struttura. Quindi c'è stato un confronto, come diceva il dottor Fischetti, chiesa a chiesa, casa a casa, cioè un confronto serrato continuo che alla fine ha portato a una bella sinergia, ad un buon lavoro. Per questo sento anche di ringraziare gli uffici regionali, perché anche con loro insomma abbiamo messo in campo questi indirizzi che oggi, a differenza di tante altre norme che nel mondo vengono fatte nelle regioni, negli stati, che poi restano nei cassetti, questa è stata immediatamente utilizzata ed è già operativa. E speriamo che soprattutto in questo punto di grave difficoltà per l'economia possa contribuire ad una ricrescita. Dopo questa legge ne ho presentata anche un'altra, poi magari la approfondiamo in un altro momento, però sempre per sostenere le imprese e per cercare di creare occupazione e sempre più produzione nel nostro territorio. Ok, grazie. Intervengo io, ho anticipato molto bene la risposta alla domanda che le avrei rivolto. Aggiungo allora a questo punto una piccola precisazione. Il decreto 254/2016 che è stato citato si applica obbligatoriamente alle aziende sopra i 500 dipendenti e ovviamente non poteva prevedere un modello di applicazione universale per tutti, quindi è previsto il controllo se c'è o non c'è, perché c'è l'obbligo del deposito insieme al bilancio classico, ma poi non è previsto nessun controllo di merito. Mentre studiando la legge regionale 36 appunto della Regione Puglia di cui abbiamo parlato, esiste invece un controllo di merito, perché dovendo essere un elemento premiante all'interno di una gara, di un bando, di un'assegnazione, è ovvio che fino a un certo limite di punteggio, così come prevista dalle linee guida dell'ANAC, è necessario i report che vengono presentati in fase di aggiudicazione. Rivolgo allora a questo punto la domanda al nostro primo ospite, dottor Ribè, in maniera un po' pragmatica. Abbiamo detto che il nostro punto di vista è sempre quello dell'imprenditore, che è molto legato alla realtà dei fatti, e quindi la domanda molto, molto banale è questa. Spesso gli imprenditori, banale fino a un certo punto, ma non superficiale, spesso gli imprenditori ascoltano con difficoltà quando si parla di rapporto integrato, perché la intendono solo per le grandi aziende, solo per le aziende che hanno utile, quindi hanno il tempo di infiocchettare ciò che fanno, mettiamola così. Ma come diremo magari più avanti, non è un'operazione di Photoshop, non è che lo faccio una volta sola alla fine dell'anno e cerco di rendermi più bello alle mie controparti, ma è, se vogliamo, uno stile organizzativo, uno stile manageriale, una cultura d'impresa che devo recepire.
Ma al di là di questo, nella vostra esperienza, quali sono stati i vantaggi economici dell'applicazione del report integrato? Cioè, esiste una correlazione evidente, deducibile da quello che è un'azienda con o senza uno strumento di report integrato? Quello che devo innanzitutto dire è che la domanda non è per niente banale o superficiale, in quanto effettivamente è uno strumento che è attualmente poco utilizzato e poco conosciuto per stragrande parte dell'imprenditoria nazionale, però è sicuramente uno strumento comunicativo molto importante e ha dei riflessi economici sia in termini di investimento ma anche in termini ovviamente di profitto. I termini di profitto non sono facilmente misurabili perché non sono diretti, non viene venduto in sé per sé il bilancio di sostenibilità, ma ti rende sicuramente come soggetto molto più trasparente. Diventi una persona che ha uno stile aziendale, ha uno stile organizzativo diverso dagli altri concorrenti. Questo ti pone dei vantaggi che indirettamente sono anche vantaggi di carattere economico, ma inizialmente e principalmente sono di individuazione di un soggetto con un'organizzazione premiante non soltanto all'interno dell'organizzazione ma premiante verso gli stakeholders con cui collabora. Questo possono essere stazioni appaltanti, ma possono essere fornitori, possono essere anche del mercato finanziario, le banche, le società di leasing, società finanziarie in genere. Lo strumento di cui stiamo parlando è come se in una casa di un individuo si apre la finestra e si consente a un estraneo di accedere all'interno della casa e vedere che cosa c'è nei cassetti, vedere come è ordinato, vedere che strumenti utilizza, quanto è bravo a fare economia domestica. E ovviamente questo da una parte potrebbe spaventare a chi non utilizza questo strumento, dall'altro invece deve essere visto come la giusta occasione per fare ordine nella propria azienda, la giusta occasione per cambiare mentalità all'interno di un'azienda. Noi non siamo una vera e propria azienda intesa profit, perché non miriamo a raggiungere un profitto per i soci, siamo un ente no profit, ma ovviamente per consentire al nostro ente di sostenere i progetti umanitari dobbiamo creare profitto, perché solo con questo profitto che si riescono a sostenere i progetti umanitari. Quindi in effetti il comportamento a livello economico e finanziario è similare a un'azienda profit. A noi serve molto il bilancio di sostenibilità, ma serve sicuramente a tutti gli operatori nazionali di qualsiasi settore per rappresentare la propria organizzazione. E ci sono delle informazioni che sono a volte internazionali, a volte sono indirette, a volte sono di collaborazione con altri enti che non puoi esprimere in un bilancio civilistico. Nel nostro caso, il fatto di essere un ente confederato e all'interno della federazione a livello mondiale, e ci sono circa 14.000 dipendenti di umani in tutto il mondo tra l'emisfero del nord e l'emisfero del sud, dove l'emisfero del nord è quello forte che raccoglie la ricchezza da distribuire alle umana residenti nel sud del mondo per riuscire a sostenere i progetti umanitari, che sono molteplici, sono più di 1200. Come fai a rappresentare un bilancio civilistico? Non si può. In un bilancio di sostenibilità si riesce a esprimere non soltanto la forza e l'impegno, in questo caso dell'Umana People to People Italia, che ha sede in Lombardia ma che ha varie filiali in varie regioni d'Italia,
ma riesce anche a esprimere qual è la forza di umana che insieme alle consorelle riesce a manifestare in termini sociali in tutto il mondo. E questo secondo me è veramente molto importante, perché si sposa anche con l'impatto ambientale. Noi siamo nel settore della raccolta del rifiuto urbano, frazione tessile. Perché? Perché con la raccolta dei vestiti usati riusciamo a creare quella risorsa da poter distribuire alle altre umane presenti nel sud del mondo per sostenere i progetti umanitari di vario tipo. Ce ne poi progetti nel settore istruzione, nel settore sanitario, nel settore alimentare, soprattutto quello dell'istruzione è molto importante, perché poi crea e genera la nuova classe dirigente locale. Però tutto questo ovviamente si può narrare e si può far comprendere anche graficamente tramite questo strumento, che per noi è diventato molto importante e molto richiesto anche dagli stakeholder, che ci chiedono quando è che esce il nuovo bilancio di sostenibilità, quando è che riusciamo ad avere la copia nuova, quando è che possiamo vedere i risultati sociali e ambientali, perché in effetti questo è diventato uno strumento atteso dai nostri stakeholders. Bene. E un'altra cosa che diceva prima lei, Di Martino, sul fatto che in effetti non è un documento che attualmente ha l'obbligo di certificazione, e questo ce ne siamo resi conto anche noi, e quindi autonomamente abbiamo chiesto a un noto certificatore ISO, posso anche dire la Bureau Veritas, di asseverare il nostro bilancio di sostenibilità. Siccome parte tutto dal bilancio civilistico, che già è soggetto a revisione, quindi da una società di revisione, tutti i dati che sono integrati all'interno del bilancio di sostenibilità vengono a loro volta rivisti, letti, studiati e verificati dalla società Bureau Veritas, che nello stesso documento del bilancio di sostenibilità termina con la loro asseverazione firmata, che contribuisce a rendere dimostrabile la genuinità dei dati in esso contenuti. Bene, allora ero intento ad ascoltare ciò che diceva il dottor Ribè, perché ha davvero delineato in tutti i suoi aspetti quello che è praticamente la mission che il report integrato persegue, e che aiuta anche a perseguire a chi lo utilizza. Riprendo il giro delle domande, siamo nei tempi, e a questo punto mi rivolgo al consigliere Damascelli. Dico, la direttiva europea nasce, e mi riferisco chiaramente a quella che poi ha generato la 254, nasce con un concetto ben preciso, e cioè riconosce alle imprese, e quindi ai risultati che queste producono, una forte valenza di impatto sociale. Dice: le imprese sono una parte determinante nel nostro territorio, quindi ci interessa tanto che loro siano virtuose. E quindi comincia a venire fuori un tema molto importante, ma che non è oggetto della trasmissione di oggi, che è quello della continuità aziendale. L'Europa dimostra di avere le idee chiare, cioè dice: io riconosco al mondo delle imprese la loro forte valenza, perché loro incidono sul territorio, incidono sulle persone, quindi quando insistono sul territorio noi dobbiamo garantirci la loro continuità. E tutta una serie poi di direttive che sono sopraggiunte dopo, non da ultima quella che riguarda il codice della crisi d'impresa, che ha stravolto in Italia la legge fallimentare, ma ripeto, non è argomento di questo, ma lo dico perché la visione è molto chiara. Quindi andiamo in questa direzione, i sistemi economici sono caratterizzati da questi elementi. Ora, il report, come diceva Alberto Di Martino, è oggi un elemento obbligatorio per aziende con determinate caratteristiche, sono le aziende che hanno superato nell'arco dell'anno almeno i 500 dipendenti, oppure hanno un altro parametro che è quello del discorso del patrimonio o del reddito prodotto. Adesso non entro nel dettaglio per non appesantire il discorso, ma
voglio dire che mentre c'è chi lo deve fare obbligatoriamente, pena tutte le sanzioni che il codice civile prevede quando si presenta un bilancio incompleto, e per questo il report integrato va a far parte del bilancio tradizionale completo, c'è anche una variabile importante che è quella della volontarietà. Cioè posso deciderlo di farlo nonostante io non rientri come società o come azienda o come impresa all'interno di quei parametri obbligatori. Questo perché? Perché ci sono tutta una serie di elementi che interessano i cosiddetti interlocutori, e tra gli interlocutori soprattutto c'è il territorio con le sue azioni che hanno una valenza non solo politica, ma hanno una valenza sociologica. La domanda che rivolgo a questo punto al consigliere Damascelli, visto che lei è stato bravissimo, abile nel portare avanti un qualcosa di unico, perché realmente è questo, non stiamo dicendo nulla, la Puglia è la prima regione a livello nazionale ad aver adottato, ovviamente con contenuti modulati al territorio e alle dimensioni delle aziende, perché non dimentichiamo che la nostra economia è fatta da piccole e medie imprese, quindi non possiamo pretendere che i parametri in senso generale siano gli stessi per le grandi aziende, ma quelli essenziali sono stati riportati nella sua legge. Che cosa si aspetta sostanzialmente dall'applicazione di questa legge sul territorio? Cioè, cosa vede di prospettiva in aiuto alle imprese attraverso questa legge? Allora, diciamo che il ragionamento purtroppo oggi cambia con tutto quello che è venuto, lo stravolgimento dovuto al coronavirus un po' ci fa pensare in modo diverso oggettivamente. Diciamo, cosa mi aspettavo, soprattutto prima, con convinzione un nuovo modo di intendere l'economia, un nuovo modo di essere impresa, ecco, innovativa da questo punto di vista. Quindi rendere un'impresa innovativa significa renderla competitiva, rendendola competitiva riesce a stare molto meglio sul mercato, quindi non è come riuscire a distribuire i fondi regionali, non era quello l'obiettivo, darli a Tizio o a Caio, no, era stimolare le imprese che operano sul territorio regionale ad adeguarsi a questo nuovo modo di intendere l'economia, e quindi cercando appunto di prevedere dei vantaggi, non degli obblighi, attenzione, dei vantaggi, perché la scelta era facoltativa. Questo avrebbe portato, dico avrebbe perché io sono molto pratico e concreto, e quindi in questo momento di gravissima crisi economica che stiamo attraversando, un po' tutto, ecco, andrà a cambiare le carte in tavola. Però quello che ribadisco mi aspettavo e che continuo, sono fiducioso che questo avvenga, perché la ripresa ci sarà, l'Italia è un paese che ha voglia di riscatto, sono convinto che gli italiani con la schiena dritta ritorneranno a mietere nuovi grandi successi anche nel campo economico, e quindi mi aspetto da questa legge questa nuova possibilità di avere una nuova impresa, una nuova veste di impresa. Guardate, non era facile far capire dal punto di vista culturale, con l'approccio, la rivoluzione culturale che ci deve essere ad un imprenditore, che un qualcosa di intangibile può essere misurato. Immaginate, no? Quanto fosse complicato. Invece adesso, in questa nuova cultura di impresa, la gente lo sta capendo, non solo lo sta capendo bene. Io, ecco, subito dopo aver portato avanti questa iniziativa, ho partecipato a diversi seminari e giornate di studio organizzate, una anche Confindustria a Bari, organizzato presso la Guardia di Finanza, il quartiere San Paolo, una mega manifestazione sulla valorizzazione del capitale umano. Se ne parla ogni giorno, dappertutto, adesso di valorizzazione del capitale umano. Quindi, ecco, aver portato la mia regione, la mia terra, il mio territorio, la mia comunità ad essere competitiva anche dal punto di vista legislativo, mettendo le imprese in condizioni di poter già praticare forme di valorizzazione del capitale umano, è stata una bellissima esperienza. E il ritorno adesso lo vedremo subito, perché come vi dicevo, il dirigente del settore sviluppo economico della regione Puglia mi ha con piacere comunicato, e avremmo dovuto fare di lì a breve delle conferenze stampa di presentazione di questa iniziativa, mi ha comunicato che sul BURP numero 20 della regione Puglia
è presente già un bando con questa legge. Facciamo una conferenza, poi è successo tutto quello che è successo, per presentarla, per spiegare anche ai pugliesi o a chi decide di venire ad investire in Puglia. Anche questa può essere anche un modo per attrarre nuovi capitali, perché un'impresa che magari deve decidere se investire in una delle tante regioni, considerato che in Puglia c'è questa opportunità, e quindi decide di venire a localizzarsi in Puglia. Quindi è una forma anche di attrazione di investimenti, di marketing del territorio, attraverso insomma, questa iniziativa. E quindi avremmo, è nato un entusiasmo, mi crede, intorno a tutto questo, e la dirigente mi diceva, facciamo una presentazione perché è peccato che questo lavoro passi inosservato, visto che c'è stato un cambio proprio di mentalità. Poi purtroppo è avvenuto tutto questo e non è stato possibile, però dobbiamo ritornarci su questo argomento, dobbiamo ritornarci perché dobbiamo parlare con la gente, dobbiamo far capire le opportunità che sono messe a disposizione, e insieme a questa legge, ne approfitto per accennarla, solo magari possiamo approfondire in altri momenti, in altre trasmissioni, quando voi vorrete, subito dopo la legge sul capitale umano, ho presentato, per la verità l'avevo già presentata diversi anni fa, subito dopo è stata approvata anche questa alla unanimità dal Consiglio regionale della Puglia, una legge che decide, stabilisce l'esenzione dell'IRAP per tutte quelle aziende che nel 2020 decidono di venire ad investire in Puglia, per il 2020 e per i 4 anni successivi, quindi per 5 anni, un'azienda o che opera in altri contesti geografici che sceglie la Puglia come sede di investimento, o che opera già in Puglia ma decide di aprire una nuova unità produttiva, oppure che nasce completamente in Puglia, se questo avviene entro fine anno, avrà l'esenzione totale dell'IRAP per 5 anni. Anche questa è stato un lavoraccio che ho portato avanti, perché non era facile stimare la minore entrata e quindi trovare le coperture pertinenti. Però così abbiamo cercato, ecco, di dare un ulteriore impulso al sostegno delle imprese locali. E una ricchezza, io lo dico spesso quando ho inaugurato anche stabilimenti, ho partecipato a conferenze sull'economia e sulle aziende, l'azienda è una ricchezza pubblica, è una ricchezza collettiva, sì, è di proprietà privata naturalmente, perché chi rischia capitale è giusto che debba percepire degli utili, perché chi rischia capitale rischia anche di metterci il rosso del collo, lo dico anche io da piccolo imprenditore nel settore agricolo, però grazie ad un'azienda c'è occupazione, grazie ad un'azienda circola moneta e quindi si crea tanto benessere. Quindi in definitiva ci aspettiamo un bel ritorno, un grande ritorno subito dopo insomma questa maledetta crisi che ci ha bloccato e che ci tiene fermi ogni giorno dalla mattina alla sera. Io sono al lavoro da casa più che quando vado in ufficio, nel senso che le segnalazioni, le richieste, le proposte, le idee, i confronti con i cittadini, con gli imprenditori, col mondo dell'economia sono così tanti che veramente ci vuole moltissimo tempo per scrivere leggi, proposte, interrogazioni, emozioni che servono a tutelare in questo momento la salute dei cittadini come prima cosa, ma anche l'economia di pari passo. Stiamo cercando di seguire gli aspetti sanitari ma anche quelli economici, perché poi alla ripresa senza l'economia noi siamo veramente messi male. Io non riesco a capire come tanti miei, diciamo, colleghi politici siano spesso in giro sui social a bighellonare. Vi assicuro, tantissimo lavoro da fare, io non ho il tempo. Oggi sto depositando una proposta di legge per affrontare l'annosa crisi del settore zootecnico, che in questo momento impazza purtroppo in Puglia, e anche quella del settore florovivaistico, che sta insomma distruggendo un comparto che fattura 300 milioni di euro all'anno e che quindi ha circa 10.000 addetti. Cioè il florovivaismo è un'altra ilva in Puglia e va tutelato. La zootecnia è fatta da centinaia di allevatori e crea un PIL importante nella nostra regione e va tutelata. Quindi c'è tanto da lavorare e penso che le imprese e l'economia, subito dopo la sanità, siano gli aspetti fondamentali e importanti da curare. Grazie, come sempre basta avere le idee chiare, sapere dove mettere le mani. Mi ricollego alla puntata che citavo all'inizio di trasmissione, noi abbiamo parlato della valutazione del rischio. Ecco, quando non si interviene nel modo giusto in ogni settore
della parte economica, ci sono forti rischi che condizionano anche gli aspetti più vicini, ripeto, quelli che apparentemente non dovrebbero essere toccati. È un po' il classico discorso del circolo virtuoso: se siamo tutti consapevoli di appartenere ad un unico sistema, bene, troveremo senz'altro il modo di comprendere quanto ci interessa che il nostro vicino di casa funzioni bene, ma nel nostro interesse, per una forma strettamente egoistica. Grazie. Alberto, vuoi aggiungere qualcosa? Beh, sì, io aggiungerei un po' sui contenuti di questo report integrato, perché non sono stati citati, giusto per chi ascolta ed è all'oscuro di questo decreto. Diciamo, voglio semplicemente dire che questo report integrato prevede, come minimo, quindi non prevede un massimo, ma come minimo gli argomenti che devono essere trattati sono quelli del personale interno, dell'impatto sociale, dell'impatto ambientale e la presentazione del modello organizzativo, cioè del modo in cui l'azienda si è organizzata, si è predisposta, si è strutturata per perseguire l'oggetto dello statuto. Questi sono i minimi, chiamiamoli così, di legge del decreto nazionale, mentre la legge regionale, regione di Pugliese, è andata oltre, giustamente prevedendo anche qualche altro criterio che a nostro avviso è assolutamente valido per poter dare una maggiore completezza di questa reportistica. Poi magari nelle conclusioni aggiungiamo qualcos'altro. Per congedare i nostri ospiti e ringraziarli fortemente, perché grazie al loro contributo abbiamo dato una dimensione di quello che è l'utilizzo di uno strumento davvero efficace, per alcuni versi per determinate aziende ormai obbligatorio, per altre rappresentano un'opportunità per inserirsi ancora meglio all'interno di un sistema economico che ha dimensioni e regole totalmente diverse. Quindi grazie al dottor Ribè per Umana People to People, che speriamo di risentire in altre trasmissioni, e grazie anche al consigliere Damascelli che ci ha dato l'opportunità di conoscere in maniera più dettagliata un grande vantaggio per la Puglia che è dato dalla legge regionale, che include quello, un argomento che lui ha più volte sottolineato, che è quello del capitale umano, e le anticipo, consigliere, noi faremo una trasmissione apposita proprio sulla valorizzazione del capitale umano, e quindi l'argomento ritornerà quanto prima. Grazie a tutti. Grazie a voi, grazie. Grazie a tutti, a tutti voi, a tutti gli ascoltatori. Grazie e a risentirci. A presto. Bene. Bene, Alberto. Allora, come buona regola vuole, in questa trasmissione siamo alle conclusioni, dove io e te facciamo poi, non dico i saggi, ma facciamo quelli che riflettono e aiutano a riflettere soprattutto su argomenti molto delicati e complessi per alcuni. L'argomento del report integrato è senz'altro un qualcosa che non nasce, come dicevano i latini, ex abrupto, di colpo, ma è comunque una riflessione nata all'interno di un contesto molto ampio che è quello europeo. Quindi il report integrato viene individuato come strumento ormai determinante, fondamentale e caratterizzante della nostra impresa, del mondo imprenditoriale, del sistema economico. È chiaro, come sempre accade, ahimè, devo dire, purtroppo, quando noi andiamo a recepire delle direttive europee non sempre siamo allineati, fatta dovuta eccezione forse per una direttiva che abbiamo ovviamente trasformato in legge come buona regola vuole, che è quella legata al segreto industriale, diventato oggi segreto commerciale, dove lì forse per la prima volta, almeno a mia memoria, abbiamo dimostrato di essere abbastanza avanti rispetto all'interno del sistema europeo. In questa purtroppo paghiamo lo scotto dell'arrivare sempre un po' più tardi, per tutta una serie di nostre caratteristiche strutturali italiane spesso oppure scelte.
Il report integrato ha una dimensione globale, lo abbiamo sentito anche dal dottor Ribè, e se cominciamo a parametrarlo su una dimensione globale, certo fanno paura se vediamo che all'interno di un paese come quello dell'India le aziende che producono il report integrato come carta d'identità della propria azienda è pari al 99%, ovviamente il tutto sempre misurato su un cluster di aziende. Se lo guardiamo su un'altra parte sempre del mondo, dico Singapore, è oltre l'80%, quindi siamo un po' in ritardo sull'intero sistema. Certo è che passi se ne stanno facendo. Allora, a questo punto, che cosa emerge dall'utilizzo del report integrato? Uno, che queste informazioni, anche se non hanno un carattere monetario definito, sono importanti perché sono in grado di influenzare la capacità reddituale dell'azienda, e soltanto attraverso il report integrato ne possiamo avere una visione più completa e soprattutto lavorare e percepire in un arco temporale medio-lungo. Ora, le aziende che rendicontano il loro operato tenendo e comunicando la loro attenzione ad aspetti di natura ambientali, sociali, sono molto apprezzate. Quindi questo che cosa porterà, secondo me? Porterà a far sì che tante aziende che non sono obbligate a produrre il report integrato lo utilizzeranno proprio come elemento di vantaggio competitivo. Quindi diranno: anche io, cara azienda, sono uguale a te grande, seppur nelle mie piccole dimensioni, perché anche io ho capito come funziona il sistema economico. Concordo. Se mi permetti, vorrei fare aggiungere qualche chiarimento, diciamo, come mio solito. Il decreto 254 è un chiamato bilancio non finanziario, è un'indicazione, mettiamola così, di un qualcosa, come giustamente detto, è nato all'estero, è nato tanti anni fa, tutti conosciamo il King's Report che è nato in Sudafrica come i primi esempi, esiste il Company Act che è quello inglese, ma esistono anche tanti altri tipi di report, quindi volevo un po' specificare questo, sempre con la solita raccomandazione, e cioè: non dobbiamo fare le cose perché ce lo impone la legge, dobbiamo fare le cose perché abbiamo capito e condividiamo i motivi per cui il legislatore ha emanato quel tipo di legge. E al di là di questo, le aziende sono un po' confuse tra sigli, nomi, report e quant'altro. Quindi iniziamo a dire che quando parliamo di CRS sarebbe la famosa responsabilità sociale d'impresa, che spesso viene concretizzata in quello che è il bilancio sociale. Entrambi cercano di dare una fotografia di quello che è l'impatto sul territorio, in senso sociale del termine, delle proprie attività. Poi c'è il bilancio ambientale, che è idem, l'impatto dell'azienda sull'ambiente che lo circonda. Abbiamo come stile di report, perché ricordiamo che il 254 non dà un modello, quindi io ne posso creare uno mio, ne posso adottare un altro. Tra gli stili di reportistica ci sono i famosi GRI, Global Reporting Initiative, che è un consorzio internazionale che suggerisce, diciamo, alcuni parametri dimensionali e qualitativi che possono essere contemplati nel report dell'azienda. Moltissime aziende poi fanno anche riferimento ai famosi SDG, i famosi obiettivi determinati dall'ONU per tutto il pianeta, come per esempio ridurre la fame, aumentare l'acqua, ridurre le malattie, aumentare l'istruzione, l'inquinamento, eccetera, come anche questo come segnale di confluenza di iniziative dell'impresa verso obiettivi condivisi a livello internazionale. Ultima, come dire, sigla conosciuta è quella di ESG, Environment, Social e Governance, e anche questa contraddistingue l'attenzione delle aziende verso verso i temi ambientali, environment, i sociali
e dà un'indicazione sulla governance in termini di trasparenza, di anticorruzione, di attenzione alle questioni di genere all'interno dell'azienda stessa, soprattutto per le aziende che sono su più territori, su più nazioni diverse. Quindi, quando parliamo di report integrato, parliamo sostanzialmente di uno stile gestionale, di uno stile organizzativo che traguarda una serie di obiettivi, una serie di ambiti a cui l'azienda presta attenzione. Facciamo una seconda tassonomia di applicabilità di questi criteri. E ce la dividiamo in tre livelli, se vogliamo. La prima la chiamiamo di facciata. Esiste la famosa operazione detta del window dressing, o altrimenti chiamata greenwashing, cioè io ho un'attività di tipo tradizionale, diciamo così, e quindi siccome me lo chiede il mercato, siccome fa moda, siccome me lo chiede qualche grosso cliente, io abbellisco appunto la mia finestra, il window dressing, mettendo delle tende per non far vedere che il vetro è sporco. È la stessa cosa del greenwashing. Io dichiaro un'attenzione all'ambiente, ma non può certo risolversi con il cartello che spesso vediamo nelle rotonde di fronte al cancello della fabbrica, in cui c'è scritto che la manutenzione della aiuola è in capo a questa azienda. Quindi attenzione, è importante farlo, ma non che sia di facciata. Poi esiste un'applicabilità, chiamiamola passiva. Perché tutti i tipi di report che abbiamo citato li potremmo, secondo me, raggruppare sotto la voce di bilancio di sostenibilità, così come è stato detto da Omana. Ma bilancio di sostenibilità, anche questo pecca di interpretazione, è spesso visto come sostenibilità ambientale. Non si parla di sostenibilità solo ambientale, si parla principalmente di sostenibilità economica. Quindi l'azienda deve dare garanzie e confidenza che potrà nel medio e lungo termine rimanere in piedi perché riesce a far girare i propri conti. Quindi tiene occhio con un giusto sistema di controllo di gestione agli aspetti di costi e ricavi, investimenti e quant'altro, ma lo fa tenendo presente tutti gli ambiti che abbiamo citato, perché si è resa finalmente conto che la sostenibilità economica poggia anche non solo sul corretto utilizzo degli investimenti, ma anche sul corretto rispetto di tutte queste variabili che sono appunto le persone interne, il tessuto sociale, l'ambiente, la gestione dei rischi, il guardare lontano, il crearsi un vivaio delle competenze, il porsi la domanda su che cosa io e chi avrò bisogno da qui a 5 anni e via dicendo. C'è un terzo livello, ancora più interessante, attenzione, perché quando parliamo di sostenibilità, noi abbiamo come forma mentis quella di pensare all'azienda che compie la propria attività nel modo tradizionale, con un'attenzione a che la sua attività sia sostenuta dall'ambiente in cui l'azienda stessa si trova. Cioè continua a fare le stesse cose, banalizzo, inquinando di meno. C'è un livello superiore, e cioè bisogna iniziare a parlare di sostenibilità attiva, non passiva. Quindi l'azienda diventa soggetto attivo e promotore di aumento del benessere, della qualità di vita, dell'ambiente, della situazione, come dire, educativa, e via dicendo, di ciò che la circonda. Quindi l'impresa non è che rimane confinata all'interno delle proprie mura e sta attenta a non trasbordare all'esterno, ma l'azienda abbatte le proprie mura e si fa soggetto attivo insieme ad altre aziende, insieme al pubblico, insieme al terzo settore, insieme a chi vuole, pur perseguendo profitto, ma diventa qualcuno che non cerca di inquinare di meno, ritornando all'esempio di prima, ma cerca di ripulire e quindi aiuta il territorio e il mondo, se vogliamo, insomma, a essere migliore. Una seconda e ultima considerazione che voglio fare è che purtroppo spesso gli imprenditori sono ancorati al vecchio concetto, diciamo, costi e ricavi, al concetto di quanto mi costa e di quanto ci guadagno. Però non possiamo ragionare sempre in termini esclusivamente economicisti.
Cioè è come se noi andassimo, è come se noi scegliessimo un ristorante solo in base al prezzo dei piatti presentati nel menù, cosa che non avviene, perché noi stiamo attenti alla reputazione, andiamo a cercare le recensioni su internet, stiamo attenti se il menù è rivisto, è fatto bene, è tenuto pulito, stiamo attenti all'ambiente, alle luci, all'accoglienza, a come il personale ci accoglie, a tante piccole cose che sulle quali tutti concordiamo che sono importanti e fondamentali, e quindi spesso il prezzo passa in seconda battuta. Questo però lo facciamo perché lo vediamo, lo tocchiamo, annusiamo, entriamo fisicamente, mentalmente all'interno di questo ristorante, mentre quando ci fermiamo a guardare dei bilanci vediamo solo dei numeri e non sappiamo quel numero che cosa rappresenta. E qui mi ricollego alla tua introduzione iniziale, anche al commento degli ospiti. I numeri non bastano e quindi ho bisogno di avere la possibilità di vedere come l'azienda opera, in che modo opera e che tipo di attenzione ha al suo presente, al suo futuro, non solo all'interno ma anche all'esterno dell'azienda. Grazie Alberto per le tue profonde riflessioni davvero utili, dalle quali possiamo dire senz'altro che l'argomento è molto interessante ma anche molto complesso, e quindi non basterebbe un'ora a disposizione per poterlo affrontare nel modo migliore. A tal proposito io ricordo che chiunque volesse approfondire, fare domande, può utilizzare tranquillamente il contatto mail che poi vedrete apparire anche a chiusura di trasmissione, che è contatti@vagesrls.it. Bene, a questo punto siamo giunti al termine. Come al solito ringraziamo la grande collaborazione della produzione nella realizzazione di questo programma, e nella speranza di avervi dato qualche spunto di riflessione e, perché no, qualche buona idea su come essere ancor più competitivi nel vostro mercato di riferimento, vi do appuntamento alla prossima edizione. Grazie e a presto. Grazie a tutti, arrivederci.